Ciao ragazzi, io sono Marco e voi state per vedere un nuovo episodio del Tio Ossigeno, la rassegna green di Radio Immaginaria che parla di natura, ambiente e animali. Oggi vi racconterò una notizia positiva e una negativa riguardo l'ambiente. Iniziamo da quella positiva. Ma è possibile giocare a calcio in un modo sostenibile per l'ambiente? Eh sì, pensate che il Barcellona ha deciso di prendere il treno invece che l'aereo per disputare una partita di Liga contro il Getafe, una squadra che gioca appunto in un'area metropolitana di Madrid. La volontà della società catalana è quella di prendere tutte le misure necessarie per impattare il meno possibile sul cambiamento climatico. Infatti ha anche chiesto alle ferrovie spagnole che il treno utilizzato fosse alimentato da energia rinnovabile. E voi cosa ne pensate? Ed ora passiamo alla notizia negativa. La pianura padana e l'Italia sono tra le aree con la qualità dell'aria peggiore in Europa. Questo non sono io a dirlo, ma il recente rapporto Europe's Air Quality Status 2023 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Infatti in Europa si stima che circa il 97% della popolazione è esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai limiti OMS, e ciò è davvero preoccupante. Per riuscire a respirare un'aria migliore si dovrebbe rivedere la combustione di fonti fossili, dei sistemi di riscaldamento delle case, delle industrie e del traffico stradale. Queste erano le due notizie di questa settimana, quella positiva sul club catalano Barcellona e le loro iniziative green, quella negativa invece sull'inquinamento europeo e italiano. Da Radio Immaginaria è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao!